Benvenuti a questo appuntamento di Ci vediamo in biblioteca. Questa sera abbiamo l'onore di avere due ospiti molto importanti che stanno qui hanno accettato il nostro invito di venire a parlare qui da noi in una giornata molto importante perché è una giornata in cui si ricordano le vittime del terrorismo e sono 42 anni dall'eccidio di Aldo Moro ed è un anniversario che noi ricordiamo in maniera particolare, sia perché Aldo Moro ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferimento nella storia e nell'identità repubblicana, sia perché c'è una idea, diciamo, di territorio che con Moro, con la Puglia, con Maglie, col Salento, riemerge ogni volta che si parla di lui. E oggi è stata anche la festa dell'Europa e abbiamo celebrato come comune di Andrano un meeting con una rappresentanza di giovani, con il professor Medica. E oggi nel nostro comune c'è stato anche un ricordo di Peppino Impastato, insomma, la nostra comunità si è veramente preoccupata di celebrare al meglio il 9 maggio, che è il crocevia significativo di tante storie e della memoria collettiva degli italiani. Per fare questo ricordo di Aldo Moro, questa sera abbiamo voluto invitare l'autore di un libro che è Angelo Picariello, un giornalista di Avvenire, che ha svolto anche attività politica in età giovanile. Lui è originario di Avellino, una terra, diciamo così, segnata da una serie di avvenimenti politici, storici importanti, una terra in cui la presenza del cattolicesimo democratico è stata molto forte, dove c'è stata una anche esperienza che ha in qualche modo coinvolto tutta gran parte dirigente, diciamo, per un certo periodo della nostra storia repubblicana, veniva da Avellino, non fosse altro perché Ciriaco De Mita è stato segretario della Democrazia Cristiana, poi ci sono stati tanti altri rappresentanti, ma non dimentichiamo neanche gli personaggi insigni della provincia di Avellino, che abbiamo avuto tuttora. Vorrei citare Sabino Cassese, che mi sembra, se non mi sbaglio, che sia proprio di origine avellinese. In ogni caso, Angelo Picariello ci ha onorato dell'accettazione di questo invito e lui è autore di un libro che si chiama così, Un'azalea in via Fani, da Piazza Fontana a oggi, terroristi, vittime, riscatto e riconciliazione. È un libro edito dalla San Paolo e di cui parleremo stasera, proprio ponendo diciamo, questo tema della memoria di quello che è stato il terrorismo e della riconciliazione intorno a questa memoria. E poi abbiamo un altro graditissimo ospite che è l'onorevole Nicodemo Oliverio, una persona che ha veramente, possiamo dire, attraversato con la sua storia tutto il percorso politico degli ultimi 40 anni, nel senso che lui ha fatto attività politica sin da giovanissimo e ha ritrovato la motivazione di fare attività politica dopo essere venuto in contatto con Moro, dopo essere stato suo allievo. Ha avuto proprio la motivazione più grande dopo l'eccidio di Aldo Moro. Non che la politica alle volte si fa anche per delle casualità, ma questa motivazione è stata determinante per lui nel approfondire questo tipo di impegno che poi lo ha portato nel corso degli anni ad assumere diversi ruoli fino a diventare deputato della Repubblica. E a non abbandonare mai poi infine l'attività politica, perché la politica non è soltanto un momento
che coincide con l'assunzione di responsabilità istituzionali, ma la politica è un percorso che si compie durante tutta la propria esistenza. Quindi io vorrei iniziare proprio dall'onorevole Oliverio, proprio su questo tema che oggi, questa sera, vogliamo discutere, cioè questo tema della storia del terrorismo e di questa lunga sequenza che abbiamo avuto, diciamo così, grosso modo concentrata in questi 10 anni, che ha il suo punto, diciamo, il suo apice nella terribile vicenda dei 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, che poi si conclusero il 9 maggio con il ritrovamento di Aldo Moro in via Caetano. Prego. Grazie Alfredo e grazie anche per questo invito. Si vede che hai avuto maestri straordinari perché da come hai presentato l'incontro di oggi si capisce bene che sei pieno di tanta cultura e che fai cultura a partire proprio, credo, dalla tua storia, dalla tua identità. E quindi ti ringrazio davvero per questa attenzione. Poi devo dire che hai brillantemente, forse anche esagerando, diciamo, fatto un ritratto, diciamo, del mio curriculum che è immeritato. Comunque ti ringrazio veramente di cuore e devo complimentarmi con te per queste iniziative che state svolgendo e promuovendo nel comune di Andrano. E anche io non conosco il sindaco, ma siccome il sindaco è sempre la persona più vicino al popolo, la democrazia della prossimità, si può dire, quando si parla delle amministrazioni comunali, devo dire che mi devo complimentare per il grande lavoro culturale che sta portando avanti in questa fase. Il mio è, insomma, un riconoscimento che viene dal cuore, non ho chiesto di che bandierina sventola nel suo cuore, però insomma è la verità. Dopo uno che comune così, insomma, non particolarmente grandi, 5.000 abitanti, diciamo. Quindi complimenti davvero. Poi devo ringraziare. Si sente? Grazie, grazie dei complimenti, troppo Si buono. sente? Non Sì, si sente chiedevo. benissimo. Si sente. Poi devo ringraziare in modo particolarissimo Angelo Picariello. È un amico che stimo, che conosco da moltissimi anni. È un giornalista acuto. Una persona per bene in un mondo dove non solo tante pecorelle pascono, ma anche qualche lupo. E poi devo dire che Angelo è uno scrittore eccellente, una persona, diciamo, che ha saputo coniugare sempre la bontà con la professionalità. Ed Angelo non è un nuovo in questa avventura editoriale, ha fatto anche altri libri. Solo che questa volta credo che abbia superato ogni sua più rosea aspettativa. Angelo ha sempre guardato negli occhi e nel cuore le persone che ha incontrato e che ha raccontato in questo libro, siano essi parenti di vittime o siano essi protagonisti di quegli anni di piombo. In lui è nata proprio una voglia di riconciliazione di tutte queste persone, perché sono persone quelle che lui racconta, sono le storie di queste persone. Ed Angelo nel suo cuore racchiude, diciamo, le storie che ha raccontato, custodisce con cura, con amore i segreti, i particolari. È libro, devo dire, che è scritto in uno stile leggero, quasi in punta di matita, ma a profondi contenuti. Racconta la storia degli ultimi 40 anni dell'Italia degli anni di piombo. E devo dire che il lettore può avvicinarsi a questo libro e leggerlo quasi tutto d'un fiato, solo che ha bisogno, diciamo, insomma, di tentare di maturare dentro di sé il lettore quella storia che non raccontano i libri, purtroppo, oggi in Italia, ma che racconta Angelo con una dovizia di particolari straordinari. Io ho voluto
sottolineare la bravura di Angelo, perché credo che la sua, il suo lavoro, il suo protagonismo editoriale, credo che oggi valga la pena proprio raccontarlo agli elettori e a coloro i quali oggi ci stanno seguendo. E poi un giornalista convinto, un ottimo giornalista, basti vedere oggi l'editoriale dell'Avvenire per capire, ma su questo credo che Angelo potrà anche e dovrà anche dirci qualcosa, per capire un pochettino come leggere le cose antiche che hanno segnato la storia dell'Italia rispetto anche ad una modernità che ci richiama sempre di più alla concretezza, alla serietà, al bene comune, al senso di un'appartenenza alla nazione. Io mi soffermerò su alcuni, su due aspetti, diciamo, di questo racconto e di questa vicinanza, diciamo, che ho vissuto in prima persona nell'incontrare Moro come professore. Non mi soffermerò pertanto sull'idea di Moro che ha manifestato subito dopo la sconfitta del divorzio, quando parlava che la Democrazia Cristiana doveva essere alternativa a se stessa. Tantomeno vi parlerò, diciamo, del filo rosso che ha legato tutta la storia politica di Moro e che ha portato prima alla nascita del centro-sinistra, osteggiato fortemente da una parte della Chiesa, Siri, per fare un nome, e anche, diciamo, che il Papa Giovanni XXIII ha sempre guardato, diciamo, con attenzione, tant'è vero che ogni volta che Siri gli proponeva di fare qualche editoriale sull'osservatore contro il centro-sinistra, e il Papa Giovanni XXIII diceva: ma va bene, non curiamoci di queste cose. Insomma, per dire che poi tutta questa storia di Moro si conclude con gli ultimi suoi mesi di vita, che è la nascita della solidarietà nazionale. Io vi racconterò invece, proprio telegraficamente, il fatto che nell'anno 77-78 io ero uno studente di scienze politiche all'Università di Roma e seguivo il corso di diritto e procedura penale. Il corso era tenuto dal professor Moro, e devo dire che in quella fase Moro guardava con tantissima attenzione i movimenti che stavano, che nascevano e che, insomma, vivevano nell'Università di Roma. Li guardava con attenzione e quasi voleva capire nei singoli movimenti, ma soprattutto nelle persone, negli studenti, cosa stava avvenendo. Era preoccupato di questo. E il corridoio di scienze politiche, un lungo corridoio, manifestava proprio dentro, diciamo, questa preoccupazione, questa tensione che vi era tra gli studenti universitari. Io devo dire che facevo parte di un movimento allora, che era il movimento di Comunione e Liberazione, e spesso ho incontrato Moro, perché Moro dava le decime, praticamente dava un contributo stabile alla vita del movimento, e lui lo faceva mensilmente, ogni volta. Ma credo che questa attenzione Moro l'aveva anche nei confronti di altri movimenti, come febbraio 74, dove militavano il figlio Giovanni e anche Agnese, anche lo stesso movimento, diciamo, di Sant'Egidio. Insomma, Moro guardava con attenzione forte quello che accadeva e aveva anche un'attenzione particolarissima nei confronti degli studenti. Insomma, sapeva ascoltarle, sapeva fare tante domande. Io mi ricordo benissimo che ogni fine lezione faceva l'appello, e l'appello lo faceva soltanto per chiedere agli studenti qualcosa, per sapere, diciamo, cosa pensassero gli studenti. Una volta mi ricordo un caso particolarissimo, che una coppia di studenti che erano fidanzati, era così evidente che erano fidanzati, a un certo punto non si sono più sedute assieme lo stesso banco, e Moro a fine lezione praticamente li ha chiamato, gli ha detto: insomma, potete venire a trovarmi. I ragazzi sono avvicinati alla cattedra, e lui praticamente ha parlato con loro
poi ho visto che la coppietta si è ricomposta e ho visto che stavano sempre poi assieme e scherzosamente chiacchieravano con noi e anche con il professore. Ma devo dire che anche che in un'occasione, insomma, io consegnai un documento, un volantino, che parlava del volto grigio della politica. E in questi volti grigi si facevano tanti esempi, tra cui c'era anche quello di Cossiga, di Moro e di altri, del rettore Ruberti, insomma. Allora a quel punto Moro, dopo all'appello, mi chiese se potevo recarmi praticamente alla cattedra. Io andai con un nodo alla gola che non vi dico, insomma, mi ricordo benissimo anche come ero vestito, avevo un eschimo verde, un po' trasandato, ma io insomma, non ero un gruppo etario, ero un cattolico, insomma, però proprio un nodo alla gola. Andai lì e lui mi spiegò praticamente che la politica non era un grigioro, un volto grigio, ma era la carità più grande che si poteva fare a una comunità. E mi ricordo benissimo, diciamo, che la politica è la forma più alta di carità, diceva. Questa frase fu attribuita per molto tempo a Paolo VI. Qualche giorno fa Occhetta diceva che probabilmente l'autore era Pio XI, Papa Sarti. Comunque la cosa vera è che io da allora capii che, insomma, che l'impegno politico poteva anche appartenermi e che poteva anche essere un'occasione per fare carità, per fare comunità, per essere uno che al servizio degli altri. Ma mentre tutto questo accadeva, Moro continuava a fare lezioni e le sue ultime lezioni, cosa veramente strana, erano sulla rieducazione del condannato, perché Moro aveva un'idea molto rivoluzionaria per allora sul ruolo della pena. La pena doveva essere uno strumento sicuramente punitivo, ma anche rieducativo, e doveva consentire, anche mentre era rivolta al passato per il reato commesso, doveva essere rivolta al futuro per quanto riguarda il condannato, per quello, per la possibilità che il condannato doveva avere per rientrare e per far parte di nuovo della comunità. Quindi la rieducazione come introduzione nella realtà è un concetto bellissimo, questo è un concetto che parte anche, diciamo, da una concezione tedesca, ma che poi è stato ripreso anche da Giussani nel Rischio educativo. La educazione come introduzione nella realtà. E poi in Moro che partiva dalla persona, dall'uomo, per ritornare all'uomo come punto finale. E in questo percorso devo dire che era molto attento all'uomo, alla persona, e lui non condivideva, diciamo, nemmeno queste pene che non finiscono mai, diciamo. Anche la possibilità che una pena doveva finire sempre in carcere. Lui non ci credeva in questo, perché per lui la pena, siccome doveva essere un elemento, diciamo, per essere reintrodotto alla persona nella comunità, doveva avere una funzione rieducativa. E quindi praticamente a noi ci faceva capire benissimo che, insomma, non potevamo noi concepire una, diciamo, una pena fine a se stessa. E anche l'ergastolo per Moro, e questo è anche rivoluzionario, non poteva chiudersi con la condanna definitiva dentro il carcere, ma ci doveva essere uno spiraglio per poter andare e ritornare nella realtà. Insomma, l'articolo 27 della Costituzione è pieno di significato della dottrina, diciamo, di Aldo Moro. E devo dire, non questo per fare, diciamo, una plagiaria nei confronti di Angelo Picariello, che stimo profondamente, anzi devo dire che è uno dei primi, il primo giornale che leggo la mattina è Avvenire, e tento sempre di capire qual è il pezzo
di Angelo, perché lui è una persona umile, semplice, mite, ma che sa anche tagliare le cose come avvengono. È un protagonista veramente della lettura, diciamo, delle cose politiche, di quello che accade oggi. Comunque Moro non era dogmatico, era aperto, attento, era una persona che sapeva vedere negli altri sempre qualcosa di nuovo. Oggi noi citiamo tanti pensieri di Moro, ma l'unica cosa vera di Moro era che l'attenzione alla persona e alla comunità e al bene comune superava tutti i particolarismi. Tutte le cose vengono dopo, perché in fondo la persona è quella che deve essere sempre valorizzata. Una bellissima cultura, una bellissima attenzione alla persona, ma devo dire che è l'essenza, diciamo, degli uomini che hanno saputo fare l'Italia nel dopoguerra e che hanno saputo fare attraverso quello che hanno fatto anche dopo. Quindi io ringrazio te, Alfredo, per questa grande città, Angelo, e a ringraziare il comune, il sindaco di Andrano per questa grande opportunità che ci ha offerto. Grazie. Grazie, onorevole, davvero significative le sue parole, perché io ho colto in questa sua testimonianza davvero un ritratto di Aldo Moro, che era un leader molto particolare, cioè un leader che veramente, come devo dire, ha riproposto in forma nuova l'umanesimo cristiano. Moro, si può parlare di un umanesimo moroteo, proprio perché lo sguardo di Moro sugli avvenimenti, ma anche, come lei giustamente ricordava poc'anzi, anche lo sguardo di Moro sulle persone, era uno sguardo che faceva riecheggiare nell'animo il rimando alla concezione proprio cristiana. Ecco, io credo che questo cristianesimo di Moro sia un cristianesimo vissuto, temprato dagli avvenimenti. Lui ha saputo leggere gli avvenimenti proprio per questo suo retroterra di formazione, questo suo retroterra culturale. Per cui quando alle volte si diceva, quando Moro era in vita, che il suo linguaggio fosse criptico o che fosse eccessivamente prudente, a volte, diciamo così, anche i notisti politici consideravano l'azione politica di Moro fuori dal tempo, inattuale, fuori dalla storia. Invece lui, in questa sua idea di governo della democrazia possibile, quindi di apertura progressiva ad un rafforzamento dell'intero sistema democratico, dell'intero ordinamento istituzionale, invece lui aveva questa grande forza di guardare di uno sguardo paziente, di uno sguardo ambizioso diciamo, nei confronti dell'Italia e nei confronti anche della classe dirigente, perché Moro credeva, ecco, all'Italia, credeva alle risorse che questo paese ha. E voleva un po' maieuticamente orientarle verso un dispiegamento totale, complessivo, ecco, con l'apporto di tutti. E quindi io la ringrazio di questa testimonianza, onorevole, veramente straordinaria. E vorrei partire con una piccola domanda per poi dare la parola ad Angelo Picariello. Ma come è venuto in mente l'idea di scrivere questo libro? Cioè, qual è stato il momento in cui si è accesa la lampadina e dice: faccio un libro per parlare del terrorismo? Perché il terrorismo è stato una lunga stagione e all'interno del terrorismo ci sono diversi tipi di sensibilità, di storie. È un movimento composito. Davvero, questo libro lo indaga queste varie fasi. Come mai è nata questa idea di scrivere
questo libro, Una Zalea in via Fani. Ah, io ringrazio voi, ringrazio il Comune di Andrano, terra a me cara, per motivi, come dire, ma un po' professionali, perché sono zone che ho anche curato professionalmente, ma soprattutto per motivi più banalmente legati alle mie ferie da ragazzo e anche recenti, che spesso sono andate a toccare questi bellissimi posti pieni di arte, cultura e di capacità anche di gestire il turismo in maniera intelligente. Ringrazio anche Nicodemo, che è troppo buono nel suo dire queste cose, ma si sarà anche divertito nel sentirti fare questa domanda, perché abbiamo fatto già delle cose insieme e puntualmente parte questa domanda. E io puntualmente dico che non lo so, non so perché io ci tenessi a fare questo libro, so solo che è un tarlo che mi porto da un po' troppo tempo e che a un certo punto, diciamo, da un peso che io mi porto, come insomma, che uno deve portarsi dietro accanto al tempo che deve dedicare alle incombenze di giornata, uno si porta pure sto peso che assomiglia molto a una fissazione, no? E a un certo punto di questo lavoro, di questa idea che poi ti ho dato un lavoro, e a un certo punto di questo lavoro, quello che era un peso mi è diventato una sorta di apripista, mi ha superato e mi ha iniziato a tirare dietro, perché è diventato anche un modo per leggere la realtà attuale, per leggere la mia esperienza. Per esempio, leggiamo queste parole. Rimettiamoci tutti a fare con semplicità il nostro dovere. Chi ha da studiare, studi. Chi ha da insegnare, insegni. Chi ha da lavorare, lavori. Chi ha da combattere, combatta. Chi ha da fare politica attiva, la faccia, con la stessa semplicità di cuore con la quale si fa ogni lavoro quotidiano. Madri e padri attendono a educare i loro figlioli e nessuno pretende di fare meglio di questo, perché è questo che è veramente amare la patria e l'umanità. Ora, sembra scritto da un, come dire, da un uomo che vive questi giorni e cerca di dare qualche consiglio valido per vivere questo tempo. E invece era Aldo Moro. Poi ci siamo messi a lavorare per vedere qual era questa frase che abbiamo scoperto essere nella rivista di Bari del 1944. Infatti c'è il riferimento: chi ha da combattere, combatte. Nel senso, chi sta facendo il partigiano continui a fare questo lavoro, che lo sta facendo per tutti noi, e chi ha da accudire i figli lo faccia. Perché praticamente già Moro aveva in mente che in quella fase si stavano costruendo le basi di questo Stato e di questa Costituzione italiana, di cui lui è stato il più grande artefice, seguito a leggera distanza da altri grandi del cattolicesimo, quali possono essere La Pira, Dossetti. Fra l'altro, tu hai fatto riferimento ad Avellino, e il riferimento cade chiaramente su De Mita. Nicodemo è uno che ha accompagnato questo mio lavoro sia prima che dopo, e diciamo, il mio lavoro non è cronachistico, non è che pretendevo di scoprire chissà quali verità, però certamente una delle cose più forse importanti dal punto di vista della cronaca che abbiamo ho incontrato e poi abbiamo incontrato insieme con Nicodemo, il collaboratore a suo tempo di giustizia, che consentì di sventare un attentato proprio a Ciriaco del Mita, perché mentre collaborava con i carabinieri riconobbe un pericoloso terrorista dalle parti di Santa Maria Maggiore, ne segnalò l'esistenza in Roma, laddove doveva stare a Parigi, e questo allarme lanciato fece in modo che proprio i capi dell'antiterrorismo la mattina, andando a prendere il caffè, lo riconobbero a poche centinaia di metri dalla casa di De Mita, e noi dagli appunti trovati in tasca e da altri particolari abbiamo la certezza che 10 anni dopo si stesse preparando un attentato al segretario della DC che stava per diventare presidente del Consiglio. Io e Nicodemo credo che siamo stati testimoni oculari dell'unico caso in 92 anni dell'ex segretario della DC in cui lui ha ascoltato per 3 ore un'altra persona. Sappiamo che invece ama parlare tantissimo.
E noi gli abbiamo portato proprio questo nostro amico, che perché tale è diventato, Walter Di Cera, e che ha raccontato questa sua incredibile storia di uomo preso praticamente sotto l'ala protettiva direttamente, diciamo chiaramente, dal Padre Eterno, e che gli ha, diciamo, disarmato la mano quando doveva avere il battesimo del fuoco, e poi lo ha accompagnato in maniera incredibile. Lasciamo pure qualcosa a qualcuno che vuole leggere il libro, no? Tra l'altro, non tutte le cose di Walter Di Cera io le racconto per bene, perché lui poi, chissà, avrebbe anche la possibilità di fare una sua memoria di questa sua vita, che assomiglia, scherziamo tanto spesso, a un film. Ecco, quindi ho avuto questa avventura di andare da Demita con Nicodemo, perché Nicodemo è stato, non ci perdiamo un passaggio, anche uno dei funzionari più importanti della Democrazia Cristiana, ha collaborato con i grandi segretari della DC, quindi è andato in politica da tecnico della politica, è stato anche uno che ha collaborato molto alle primarie di Prodi, ha scritto anche un libro su questo, insomma è un tecnico della politica che poi è arrivato in politica, diciamo, con tutti i rudimenti del mestiere per fare bene. Però, diciamo, effettivamente la mia terra è stata baciata da grandi uomini politici. Io ricorderei Fiorentino Sullo, che è stato un po' il padre di Demita, e poi litigarono, ma poi fecero in tempo anche a rapacificarsi, proprio negli ultimi anni. Sullo è stato un uomo in anticipo su tutto. Anche la riforma dell'esame di Stato, fatta provvisoriamente da lui nel 68, un po' sull'onda della contestazione, è durata, credo, per alcuni decenni. Certamente io ho fatto l'esame con quel tipo di riforma, ma soprattutto ha avuto una visione del diritto urbanistico Sullo, che è stata profetica, perché lui poi non gliela fecero attuare, ma sostanzialmente lui, perché c'erano degli interessi, chiaramente, i palazzinari cosiddetti, però era un uomo di grande visione. Sono veramente fiero di essere conterraneo di uomini del genere. Tra l'altro, per un periodo mio padre è stato anche un suo seguace. E poi mi piace ricordare Gerardo Bianco, un'altra figura di altissimo profilo, che credo che anche molto legata a Nicodemo, anche lui. E poi io avevo un legame particolare con Salverino De Vito, che credo che sia stato l'ultimo uomo che abbia scritto cose relative al Mezzogiorno degne di nota, la famosa legge De Vito, che per una volta, invece di finanziare i soliti noti, finanziava i giovani che avevano l'idea di mettere un'impresa, che poi è stata un poco ripresa dalla stessa Conferenza Episcopale col progetto Policoro, che sostanzialmente andava a ricalcare questa idea e andava a sfruttare queste opportunità che questa legge aveva messo in campo. Quindi abbiamo difeso la mia terra avellinese, e anche il mio impegno giovanile come consigliere comunale. Non divaghiamo, perché ho fatto questo libro. Ho detto che non lo so. Se mi devo impegnare e darti una risposta, perché quasi per caso sono finito nell'esperienza cristiana, avendo a 15 anni come unico scopo quello di scappare dalla parrocchia, che vedevo gli insegnamenti della fede come un limite per andare a fare quello che uno deve fare. Diciamo, le prime esperienze con anche con l'altro sesso, diciamo, di simpatia, oppure il calcio, altra mania che avevo, a me sembrava una cosa da fare fuori dalla Chiesa. Insomma, vivere pienamente la vita a me sembrava una cosa da fare allontanandosi dalla Chiesa. E in quel momento io, anche tramite il calcio, sono stato un po' invece trattenuto a fatica nell'esperienza cristiana, ma nello stesso tempo guardavo con interesse anche le altre cose. E un libro che mi fu regalato a 17 anni, di Giorgio Bocca, che metteva insieme un po' l'esperienza cristiana e la matrice ideologica comunista, come le colpe che avevano portato al terrorismo, mi è sempre
rimasta dentro, perché intanto mi sembrava ingiusto. Io penso che i giovani hanno diritto di cambiare, di voler cambiare il mondo e di scandalizzarsi per l'ingiustizia. Secondo me hanno questi due diritti. E quindi non è che se ci sta qualcuno che può essere l'utopia di sinistra o viceversa può essere l'esperienza cristiana che ti dice che sta roba non va bene, ecco, non credo che poi bisogna dare la colpa a queste due dimensioni, una di impegno politico e un'altra di impegno, diciamo, un'esperienza di fede, però che avrebbero in sé la matrice del massimalismo che sarebbe la base del terrorismo. La mia idea, che ho poi maturato nel tempo, è che invece bisogna avere la fortuna di incontrare dei buoni maestri sulla strada che ti insegnano. Ho letto le parole di Moro poco prima, un classico buon maestro, Aldo Moro, che ti insegnano che il cambiamento parte dalla tua persona, dall'esperienza quotidiana, nella tua famiglia, nella tua classe, se sei uno studente. Ecco, fa l'esempio dei doveri. Moro era l'uomo dei doveri, no? Noi viviamo l'era dei social in cui i diritti sono assolutizzati, serve un nemico e serve un diritto che devi rivendicare gridando. Così si costruisce oggi, così un politico costruisce oggi la sua fortuna sui social. Moro invece era quello dei doveri, che ti insegnava che c'è bisogno di agire con responsabilità, perché la responsabilità rimanda a quello che sei veramente e a quello che la tua vita è destinata a compiere, mentre rivendicare dei diritti alla fine serve a non andare al fondo di se stessi. Ecco, quindi da questa antica curiosità, perché ne era per il fatto che si erano perse delle persone attraverso strade sbagliate, probabilmente mi sono portato avanti nella mia esperienza professionale una curiosità per cercare, anche con lanternino, alcune di queste persone che hanno ritrovato la loro strada. E devo dire che l'insegnamento costituzionale di Aldo Moro, che in qualche modo anche io ho studiato con la mia modesta laurea in legge, una delle lauree più spiegate della storia dell'università, naturalmente poi non ho fatto né l'avvocato né, però insomma, comunque, soprattutto alcuni esami come quello di diritto costituzionale ti restano dentro. E la dimensione rieducativa della pena, il fatto che essa non può essere mai contraria al senso di umanità, è una roba che ti resta dentro anche quando fai politica, e aiuta a spiegare anche alcune manfrine, alcune polemiche di questi giorni che nascono dal fatto che in fondo le nostre carceri non rispondono a questo imperativo costituzionale. Allora ti arriva un'epidemia e scopriamo che se una persona si contagia nei lager in cui sono le lager, che sono molte delle nostre carceri, non tutte per fortuna, allora scopriamo che non si può garantire questo principio e viene fuori tutta quel patatrac che è venuto fuori nei rapporti fra uomini delle istituzioni, che confondono quella che è il perseguimento di un ideale costituzionale, di un principio costituzionale, con le proprie ambizioni. E qui, quando diciamo le persone si insomma incarnano un po' troppo un principio costituzionale, quasi che fossero gli unici a poterlo incarnare, si creano tutti quei fenomeni che sono il contrario di Aldo Moro. Mi piace, ho visto che nei ricordi di Aldo Moro di questi giorni si tende a mettere contro Aldo Moro e Andreotti, persone per carità diverse, di collocazione correntizia molto diversa, ma Nicodemo mi può aiutare a ricordare che quando Moro è stato rapito stava andando alla Camera per sostenere lealmente, anzi era stato proprio lui l'artefice del fatto che fosse Andreotti ad andare a guidare quel governo di solidarietà nazionale che lui aveva progettato, perché appunto la politica non è un portare avanti il proprio progetto personale, ma se tu hai un disegno, a volte conviene buttare avanti un'altra persona che ha diciamo le caratteristiche per portarlo avanti, anche se è una persona molto diversa da te. E quindi non lo so, io sono convinto che Aldo Moro vigili sulla nostra esistenza,
ne ho avuto nettamente la sensazione quest'estate, quando improvvisamente siamo calati in una delle crisi più incredibili della storia repubblicana. Un politico che poco ha studiato Aldo Moro, sicuramente, anche se giura sulla Costituzione di Aldo Moro, ha ritenuto di aprire la crisi l'8 di agosto. Ha ritenuto che al Quirinale ci fosse qualcuno che diceva prego, si andava a votare quando diceva lui. Io ho subito pensato che insomma la Costituzione offriva altre strade, perché noi parliamo tanto di inciucio, ma inciucio è sinonimo di Parlamento. Il Parlamento è fatto per evitare che una fazione minoritaria si impadronisca di una maggioranza che non ha, e quindi c'è diciamo l'obbligo da parte di chi frequenta il Parlamento di creare delle coalizioni. E quindi se noi in questi giorni stiamo vivendo una situazione di governo abbastanza normale e non una campagna elettorale, che poi cosa avrebbe portato? Avrebbe portato un'insicurezza in una situazione precaria, e per Aldo Moro e un Moroteo al Quirinale hanno consentito di dare una strada diversa a quella che l'analfabetismo costituzionale molto presente oggi sui social credeva di aver individuato. Io dico soltanto una cosa e concludo. Noi non è che stiamo parlando oggi di un libro che parla dei protagonisti della lotta armata, così approfittando che Moro è morto 42 anni fa, così oggi parliamo di terroristi, approfittando che Moro non c'è più e ce lo siamo dimenticati. Io sono convinto che, almeno in quei casi, non so se è una quota notevole o riduttiva, ma parlando di quelli che realmente hanno compiuto per intero il percorso di rieducazione del condannato, noi in effetti portiamo alla luce il pensiero di Aldo Moro, lo portiamo alla ribalta, non lo portiamo certamente indietro. E quindi credo che stiamo parlando di Aldo Moro, parlando di queste cose. Volevo soltanto dire che poi questa frase che ho inserito all'inizio del mio commento di oggi su Aldo Moro, molto curiosa perché divertente, è stata ripresa anche dal messaggio che ha fatto il Presidente del Consiglio Conte per la giornata delle vittime del terrorismo, ricordando Aldo Moro. Quindi, stavo controllando sulla pagina Facebook di Avvenire, Nicodemo ricordava che le cose Moro le faceva certo per avere consensi o like, ma incredibilmente vedevo che erano quasi 600 i like che ha avuto sulla pagina di Avvenire e circa 350 condivisioni, una cosa veramente incredibile, sorpassata solo dalla notizia bella successiva di Silvia Romano liberata, che certamente ha preso il sopravvento. A questo punto sono io a fare una domanda ad Alfredo, se possibile. Ci sei? Sì, ci sono. Io ti chiedo come mai tu hai pensato a me o a noi, insomma, come ti sei incuriosito, perché poi questo non te l'ho chiesto. Come ti sei incuriosito? Molto, 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 molto facile a dirsi, perché il fenomeno del terrorismo è un fenomeno molto, diciamo, difficile da raccontare, nel senso che negli anni scorsi la generazione che usciva, diciamo così, dal 68 ha avuto un po' di reticenza a raccontare davvero e ad assumersi le proprie responsabilità, a raccontare quella storia, perché nel movimento così magmatico del 68 alla fine c'è stata è stato un fiume in cui sono confluite diversi rigagnoli, diciamo così, quindi diverse esperienze in questo grande avvenimento. Infatti nel mio ricercare scusami se mi consenti, proprio il tuo libro mi ha incuriosito per questo, cioè questa ricostruzione che tu hai fatto è una ricostruzione
che proprio si occupa di fare un'analisi circostanziata di quell'epoca. Perché io devo dire, io sono di una generazione ancora successiva, però quella generazione non ha fatto i conti con le proprie responsabilità. Cioè, se noi vediamo coloro che poi erano ventenni negli anni 60, hanno assunto delle posizioni di responsabilità negli anni 2000, negli anni fine anni 90, 2000 ed oltre. Ora, si dà il caso che tutte quelle persone sono diventate classi dirigenti in questo paese. Allora, secondo me il tuo libro ci aiuta a capire la genesi di quella generazione e, diciamo, le motivazioni culturali e la tempera culturale nella quale è cresciuta. Ma io ti ringrazio per questa cosa, però da un lato io devo dire, a conferma di quello che dici, che le persone che ho avuto più difficoltà a far parlare sono quelle che ci sono andate vicino, cioè quelle là che, come dire, svolgono ruoli importanti, posti di responsabilità, che hanno conosciuto persone che si sono perdute, al posto di farsi prendere da una sorta di commozione per gente che si è persa e si è ficcata nei guai, mentre loro sostanzialmente per un pelo si sono tenute fuori, tendono a rimuovere disconoscere una corresponsabilità, perché come dice Agnese Moro, che è una protagonista di questa storia di riconciliazione di cui parlo anche io, quelli che hanno fatto realmente la violenza sono un numero anche notevole di persone, ma comunque diciamo minoritario per fortuna, ma in tanti hanno predicato parole di violenza armando alla fine la mano di queste persone, perché quando tu usi parole violente ci sarà pur qualcuno che pensa che non si sta scherzando e che bisogna passare all'azione. Quindi è vera questa cosa. Vorrei sentire l'onorevole Oliverio su questo tema, diciamo così, di quella generazione e della reticenza di quella generazione. Beh, devo dire che a quell'epoca, insomma, ero universitario e vedevo praticamente direttamente quello che avveniva. Insomma, io che ero figlio di un contadino che veniva a Roma e, insomma, mi dovevo confrontare con delle persone che allora non erano proprio terroristi, però erano quelli dei collettivi, insomma, alcuni dei quali poi ha confluito, nel terrorismo. Però devo dire che mi dovevo confrontare con delle persone che avevano molto di più di me e che praticamente non comprendevano il corso della storia dell'epoca. Io devo dire però che la cosa che mi colpì moltissimo è questa figura di Moro, solo per un minuto, perché io comprendo che, insomma, Moro è vostro figlio, diciamo, Maglie, Lecce, anche se poi dopo, insomma, è andato a Taranto e credo che lì anche ha avuto, diciamo, un'importante relazione, anche una grande occasione di formazione, così come è successo anche con Rabbari, con il suo vescovo. Ma devo dire che lui appariva molto fragile guardandolo, dava una stretta di mano quasi, che chiedeva quasi scusa, insomma, leggerissima, una stretta di mano leggera, fragile, però quando doveva sostenere le idee che aveva elaborato insieme alla DC, lo faceva con forza, insomma, basti vedere un pochettino il discorso che ha fatto, che poi è l'ultimo discorso ai gruppi parlamentari del 78, il 28 febbraio 78, oppure quando si trovò a combattere, però a far capire anche a Sire e agli altri che praticamente quella era la strada giusta, quella del centro-sinistra, che non poteva esserci una strada diversa. Insomma, fragile ma forte nella... Scusa, Nicodemo. Sì? Volevo
aiutarti a corroborare questa tua tesi, come lui si pose al momento dello scandalo Lockheed, che era capogruppo, non ci faremo processare nelle piazze, quella famosa frase, uno non ce lo farebbe, non ce lo farebbe. Assomiglia tanto al capo dello Stato attuale, che è una figura molto mite, eccetera, però hai visto come gliela cantate alla Presidente della BCE quando con una sua esternazione ha creato problemi alla sicurezza finanziaria del nostro paese, non ha aspettato mica il giorno dopo, quella sera stessa a borse chiuse ha fatto una dichiarazione di una durezza enorme che il giorno dopo le borse sono risalite. C'è un parallelismo con questo? Sì, ma credo che il Presidente della Repubblica sia proprio creatura di quella cultura del cattolicesimo democratico e in modo particolare anche, diciamo, di Moro. Credo che la famiglia Mattarella, anche per Santi, era molto legato ad Aldo Moro, quindi insomma io volevo fare un complimento a questa terra, diciamo al Salento, che ha dato la luce a questi personaggi che hanno fatto l'Italia repubblicana e che hanno determinato, diciamo, anche la Costituzione, ma anche la nostra cultura, il nostro modo di pensare. Insomma, ci sono degli articoli della Costituzione che sono proprio pieni di cultura, diciamo, cattolica, democratica, e Moro era uno di questi rappresentanti. C'è un libro anche molto bello che parla di Moro, che è fatto dal suo portavoce, diciamo, di allora, insomma, che parla proprio di Moro come persona, come politico. Ma io ora devo dire una parola ad Angelo. Angelo, guarda, credo che nella vita ci sono dei momenti in cui occorre assumere un protagonismo vero, un protagonismo di idee, ma anche di testimonianze. Il lavoro che tu hai fatto è straordinario. Devi uscire dal tuo giornale e andare sempre di più con tutti gli strumenti, così come questa occasione che ci ha fornito Alfredo, per poter dire praticamente quello che gli uomini che hanno fatto l'Italia, diciamo, perché credo che oggi abbiamo bisogno di queste testimonianze, di questa forza, e anche tu, il tuo editoriale oggi ha marcato, perché tu citi la frase di Moro del 44, bene, hai fatto bene a dirlo, però nel tuo articolo, nel tuo editoriale c'è molto e c'è ben altro, ed è tutto un collegamento circolare che aiuta a capire anche la politica, quindi insomma un invito a te, insomma, vai avanti, non è che ci incontriamo spesso, Alfredo, con Angelo, però devo dire di andare avanti e di assumere un protagonismo non solo comunicativo ma anche educativo. Grazie Angelo e grazie Alfredo. Benissimo, io direi, diciamo così, che abbiamo cercato di questo incontro molto breve, poi in queste condizioni, di dare questa sera una sorta di stimolo ai nostri ascoltatori nel ripercorrere quelle che sono delle pagine molto importanti della nostra storia. Il libro di Angelo Picariello ci introduce in maniera molto pregevole, in maniera molto, diciamo, analitica, in questo capitolo della storia molto discusso, che ancora oggi, diciamo così, è oggetto di approfondimento da parte di tutti noi, degli storici, degli addetti ai lavori, ma anche delle élite di questo paese, che si interrogano ancora sul significato di quella figura, una figura molto importante, quella di Aldo Moro. E noi ringraziamo l'autore di questa bella occasione che ci ha dato, di questa generosità con la quale ha accettato il nostro invito, veramente anche con questa umanità che, come devo dire, lo caratterizza, così come anche io ringrazio l'onorevole Nicodemo Oliverio, una persona squisita, di grande umanità, che questa sera ci ha raccontato questa sua esperienza personale molto pregnante, molto significativa, che ha vissuto in quegli anni
così difficili, così tormentati, ma anche così ricchi di promesse e di spunti per l'avvenire. Noi vi ringraziamo di cuore. Io volevo dire soltanto, se mi consente, un'ultima cosa, no? Sì. Abbiamo molto parlato di cose importanti, perché naturalmente oggi è la giornata di Aldo Moro, delle vittime del terrorismo, eccetera. Però io volevo dire un'ultimissima cosa sui protagonisti della lotta armata, riprendendo una cosa che mi è capitato di dire al presidente Mattarella quando mi ha ricevuto. L'operazione che ho tentato di fare alla fine della fiera, quando lui mi ha detto ma ci sarà stato un gran lavoro alle spalle, io dico forse anche neanche tanto, perché sono cose che già si sapevano in gran parte. Ma noi abbiamo tentato di dire che il cambiamento del cuore dell'uomo può cambiare anche il corso della storia. Stiamo vedendo con questo coronavirus, alla fine quello che salva il paese non sono tante congetture, ma alcuni che hanno rischiato e rischiano purtroppo la vita per salvare altre persone. Cioè sono quei buoni esempi che Mattarella mette tanto in risalto, che tengono in piedi questo paese. E quindi con questa leva, quindi agendo sul cuore dell'uomo, con testimonianze di uomini di fede, eccetera, è stato possibile persino riportare in una situazione di positività persone che hanno commesso dei gravi errori. Alla fine questa esperienza ritorna a noi come monito per prendere sul serio quello che siamo, perché dal loro andare nell'inferno e ritorno arriva un monito per noi. Quindi alla fine abbiamo parlato di terrorismo, ma è una storia di speranza. Ci tenevo a dirla questa cosa. Benissimo, quindi proprio hai riassunto bene il senso di questo nostro incontro, questa sera, di questa testimonianza e di questa speranza che nasce anche da questo riscatto, come l'hai chiamato tu. Ricordo a tutti il libro di Angelo Picariello, Una zalea in via Fani, da Piazza Fontana a oggi, terroristi, vittime, riscatto e riconciliazione. Edizioni San Paolo, quindi vi consigliamo tutti di leggere questo libro. Ringrazio i nostri ospiti e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie, grazie di cuore, grazie. Grazie a voi. Grazie.